buongiorno. Continuiamo ancora oggi a parlare di statica e facciamo subito un esempio che riguarda il singolo corpo rigido vincolato. Quindi andiamo ad includere nel sistema di forze le reazioni vincolari e vediamo come le condizioni di equilibrio ci possano tornare utili nella determinazione delle reazioni vincolari, cioè delle forze che vengono chiamate in causa nel momento in cui si cerca di violare il vincolo. Il vincolo è una restrizione al movimento del corpo. Allora, consideriamo questo esempio. Allora, supponiamo di avere un oggetto di questo tipo che potrebbe ricordare alla lontana il bilanciere di un sistema a canne e questo elemento rigido è vincolato mediante questa coppia rodoidale al telaio e da quest'altra parte supponiamo che ci sia un appoggio. Supponiamo ancora che questo corpo rigido vincolato al sistema fisso per il tramite, cioè al telaio, per il tramite di una coppia rodoidale e di una coppia cinematica superiore, quindi di un appoggio, sia soggetto a questo sistema di forze che vado qui a schematizzare. Abbiamo queste tre forze parallele tra loro, quindi abbiamo una F1, F2 ed F3. Ok? Bene, noi vogliamo andare a trovare le reazioni vincolari, come dicevo prima, cioè le reazioni, le forze che vengono esplicate da questa coppia rodoidale e da questa coppia cinematica superiore, con l'obiettivo di garantire l'equilibrio di questo corpo sotto l'azione delle forze F1, F2, F3. Naturalmente il discorso è valido in generale, noi cogliamo l'occasione di questo esempio per vedere come possiamo affrontare il discorso. Quindi, affinché questo corpo stia in equilibrio, abbiamo visto la volta scorsa, dobbiamo fare in modo che la sommatoria delle forze sia uguale a zero, cioè che l'intero sistema di forze, compreso le reazioni vincolari, diano una risultante uguale a zero. Questo corrisponde, dal punto di vista cinematico, ad un equilibrio alla traslazione, e nel piano questo può avvenire in due direzioni, come ben sappiamo. Dobbiamo inoltre garantire l'equilibrio alla rotazione e quindi garantire che il momento risultante di questo sistema di forze rispetto ad un qualsiasi polo sia uguale a zero. Questo lo possiamo fare dal punto di vista analitico per il tramite delle equazioni cardinali della statica, per esempio, oppure dal punto di vista grafico, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, imponendo che il poligono delle forze sia chiuso e quindi il risultante uguale a zero, imponendo che il poligono funicolare sia chiuso e quindi il momento risultante uguale a zero. Questo esempio semplice serve a chiamare in causa le reazioni vincolari, perché fino ad ora noi abbiamo considerato sistemi di forze che agiscono sul singolo corpo rigido libero, non vincolato. Va bene? Allora, come possiamo affrontare il discorso? Allora, una cosa che possiamo fare abbastanza velocemente è quella di andare a ricavare la risultante del sistema di forze. In questo caso sono parallele, quindi le disponiamo in fila, così come ho appena fatto, e naturalmente la risultante del poligono delle forze, quindi questo è il punto 0, questo è 1, questo è 2, questo è 3, la risultante è quella che va da
da 0 a 3. La metto leggermente defilata per quanto per comodità, per quanto andremo a fare tra poco, quindi la metto qui. Questo è il vettore della risultante di forze, in questo caso particolare di forze parallele. Andiamo ora a rappresentare il poligono funicolare. Quindi scelgo un polo arbitrario nel piano e andiamo a fare la ben nota costruzione grafica in questo modo. Quindi questo sarebbe il lato A minuscolo, B, C e D. Prolungo le direzioni delle forze F1, F2 ed F3, così come sto facendo, e andiamo a riportare la parallela ad A fino ad intersecare la direzione della forza F1, come abbiamo imparato a fare. In questo caso ci conviene, per quanto riguarda la risultante, possiamo tracciare la parallela dove vogliamo. In questo caso, lo capiremo tra poco, è conveniente far passare questa parallela per il centro della coppia rotoidale. Va bene? In questo modo, fino ad intersecare la direzione della prima forza, quindi in sostanza questa sarebbe la parallela da A. Proseguo nella costruzione del poligono funicolare e quindi questa è la parallela AB e ancora la parallela AC fino a tracciare la parallela D. Ok? E questo è ben noto. Sappiamo anche che se noi vogliamo trovare l'asse centrale della sollecitazione, cioè la posizione della risultante al fine di ottenere un sistema equivalente di forza, dobbiamo semplicemente andare a prolungare il primo e l'ultimo lato. Va bene? Questo è il punto di intersezione del primo e l'ultimo lato e qui andiamo a tracciare quello che è l'asse centrale della sollecitazione, cioè di questo sistema di forze che è costituito da F1, F2 ed F3. Bene, qui noi possiamo, come abbiamo già imparato a fare, possiamo andare a rappresentare la risultante R e quindi il sistema di forze costituito da F1, F2, F3 può essere completamente sostituito dalla risultante applicata nell'asse centrale della sollecitazione. Bene, però noi cosa vogliamo in questo caso? Siccome il corpo è vincolato, noi vogliamo ricavare le reazioni vincolari, ok? Che poi queste sono utili per tante cose, sicuramente anche per la progettazione e il dimensionamento. Ok? Qui abbiamo naturalmente una reazione vincolare, perché questo è un vincolo che limita il movimento, tant'è vero sappiamo che un corpo rigido nel piano ha 3 gradi di libertà, in questo caso ne ha uno soltanto, quindi dove sono finiti gli altri 2 gradi di libertà, ossia possibilità di movimento? Sono vincolati dalla presenza di questa, contrastati dalla presenza di questa coppia rotoidale. Va bene? Qui abbiamo un appoggio, punto di contatto, e naturalmente anche qui abbiamo una reazione che risulta perpendicolare al punto di contatto delle due superfici che costituiscono la coppia cinematica. Allora, per comodità di rappresentazione, questa la inclino un po' di più, in questo modo. Allora, noi ci troviamo davanti ad una situazione in cui noi conosciamo la direzione di questa reazione vincolare. Ok? La conosciamo perché è perpendicolare nel punto di contatto ai due profili.
d'accordo? Da quest'altra parte, noi l'unica cosa che sappiamo è che la reazione vincolare passa per il centro della coppia rotoidale, ma presenta due componenti, ok? Cioè se io vado a rappresentare separatamente la coppia rotoidale qui, immaginando di tagliare il link, questo vincolo è in grado di esplicare una reazione di questo tipo, che può avere un modulo diverso e può avere una direzione diversa. Quindi l'unica cosa che so è che la direzione di questa reazione passa per il centro, perché stiamo parlando di vincoli privi di attrito, ok? E quindi praticamente in generale noi possiamo ritenere che questa reazione ha due componenti, quindi dal punto di vista scalare noi abbiamo due incognite, ok? Infatti noi abbiamo 3 gradi di libertà, se fosse libero, di corpo. Siccome in questo caso ne ha uno solo, ha perso 2 gradi di libertà, quei 2 gradi di libertà sono contrastati dal vincolo che giustamente fornisce 2 incognite però di natura statica, va bene? Che sono le 2 componenti della reazione vincolare presente nella coppia rotoidale stessa, ok? Bene, allora come possiamo ricavare le reazioni vincolari, fermo restando che complessivamente questo corpo immaginato smontato dal sistema e quindi diventa corpo libero, spesso questo approccio viene denominato del free body, quindi noi lo rendiamo libero, rendendolo libero naturalmente dobbiamo andare a sostituire nei vincoli le azioni che i vincoli stessi esplicavano prima che il corpo fosse reso libero, va bene? Allora, dal punto di vista grafico, ripeto, noi dobbiamo imporre che la sommatoria delle forze reazioni incluse deve essere uguale a 0 e la sommatoria dei momenti reazioni vincolari incluse deve essere ancora uguale a 0, va bene? Quindi questo poligono delle forze che va da 0, 1, 2, 3 deve ritornare a 0 nel momento in cui vado ad includere anche le reazioni vincolari esplicate nei punti A e nei punti B. Ancora, questo poligono funicolare che risulta aperto e che ci fornisce in questo caso la posizione della risultante, in considerazione delle reazioni vincolari in A e in B, deve essere anch'esso chiuso, altrimenti, come abbiamo visto la volta scorsa, se otteniamo 2 lati paralleli, questi corrispondono, equivalgono ad una coppia e quindi viene meno l'equilibrio alla rotazione. Ok, allora come possiamo procedere? In maniera semplice, in questo caso dal punto di vista grafico. Ecco, noi, come dicevo prima, non conosciamo la direzione di questa reazione in A, conosciamo soltanto che è applicata nel centro. Per quanto riguarda B invece, noi conosciamo la direzione, perché la direzione è perpendicolare alla tangente nel punto di contatto. In questo caso uno dei profili è proprio rettilineo e quindi naturalmente sarebbe perpendicolare proprio al secondo profilo, vale a dire quello che rappresenta il piano fisso di appoggio. Quindi questa direzione è nota. Siccome il poligono delle forze complessivo che include le reazioni vincolari deve essere chiuso, come ho appena detto, e incominciamo a tracciare la parallela a questa, perché conosco la direzione. Quindi ho 0, 1, 2, 3 e poi includo la reazione in B e poi con la reazione in A devo arrivare in 0 naturalmente. Ok? Allora vado a riportare qui questa parallela a questa. E lo posso fare, ripeto, perché la direzione la conosco, va bene? Ora, io non conosco il modulo della RB, conosco soltanto la direzione, va bene? Ma qualora conoscessi anche il modulo, naturalmente qui avrei un punto dove termina il vettore RB della reazione vincolare esplicata nel punto B. Se così fosse, io da qui posso tracciare
un altro lato del poligono funicolare, giusto? Bene, ma io non conosco il modulo, e allora come posso fare? Molto semplice, perché se questo è il lato D del poligono funicolare che ho tracciato prima, vale a dire la parallela a questa, questa la prolungo fino ad intersecare la direzione della RB, questa la conosco, e quindi io posso individuare questo punto. Ok? Ripeto, l'intersezione di questo lato del poligono funicolare con la direzione dell'altra forza che vado ad includere nel sistema e che è rappresentata dalla reazione vincolare in B. Va bene? Quindi questo punto io lo posso individuare. Ma io so anche che la reazione esplicata da B, da A, scusatemi, cioè in questo punto, deve comunque passare in A. Quindi non ne conosco la direzione, ma so che passa in A. Ma io so ancora che per l'equilibrio alla rotazione il poligono funicolare deve essere chiuso. E allora se deve essere chiuso, praticamente questo è un punto, questo è l'altro. Se deve essere chiuso io posso congiungere questi due punti e questi due punti rappresentano un lato del poligono funicolare, cioè vado a imporre graficamente l'equilibrio alla rotazione. Ok? Quindi traccio questa retta che passa per A e passa per questo punto. Bene. A questo punto questa retta che avevo accennato a disegnare tratteggiata la posso disegnare in maniera precisa, ok? Devo fare semplicemente la parallela a questa retta tratto punto in arancione passante per il polo I, va bene? In questo modo. E vedete che quel punto che stavo cercando ora è definito, perché in questo caso io conosco completamente, per via grafica, ma se fosse in scala naturalmente sarebbe completamente determinato, il vettore che rappresenta la reazione vincolare nel punto B. Ma siccome ora il poligono delle forze deve essere chiuso per l'equilibrio alla traslazione, basta congiungere il primo e l'ultimo punto di questo poligono. Ok? Cioè vado a fare questo. Questa è la reazione in A. Ok? Bene. Andiamo a verificare se il risultato ci convince, ok? Allora, il sistema di forze complessivo cui è soggetto questo corpo rigido diventato libero deve stare in equilibrio, ed è in equilibrio quando la sommatoria delle forze, questa è RB, è uguale a zero. Ma quando è che la sommatoria delle forze è uguale a zero? Quando il poligono risulta chiuso. F1, F2, F3, RB, RA, è chiuso. Ok? Questo punto lo posso indicare con 4 e questo lo posso indicare con 5. Vedete, il primo e ultimo punto del poligono delle forze coincidono. Quindi è chiuso, perché la risultante è uguale a zero. Quindi ok per quanto riguarda l'equilibrio alla traslazione. Ma cosa accade per l'equilibrio alla rotazione? Andiamo a verificare, l'abbiamo già detto, ma verifichiamo. Scelgo un polo generico che può essere stesso questo, va bene? Congiungo con 0, 1, 2, 3, 4 e così via, quindi il poligono può essere già direttamente tracciato. Faccio la parallela a questa, quindi A, B, C, D, e vedete che in questo punto praticamente io avrei questi due lati, quindi dipende da dove incominciamo a contare, no? Noi potremmo immaginare di contare da qui, forse più intuitivo, contare nel senso di rappresentare il poligono funicolare, e quindi per esempio
partire da qui, quindi avrei questa parallela, poi questa, poi questa, poi questa, poi questa, e ritorno sulla stessa. Vedete che il primo e l'ultimo lato appartengono alla stessa retta, quindi il poligono funicolare è chiuso. Se è chiuso vuol dire che è garantita anche l'equilibrio alla rotazione. Va bene? Allora, questo stesso risultato lo possiamo facilmente verificare anche in altro modo. Perché? Perché noi siamo passati anche a sostituire le forze F1, F2, F3 con la risultante. Quindi se io, come sistema equivalente, tolgo F1, F2, F3 e ci metto la risultante nell'asse centrale, questi sono equivalenti. Ma quante forze avrei in tal caso, in gioco? Avrei la risultante, che sostituisce queste tre, la reazione in A e la reazione in B. Quante forze? 3. Ma quando è che tre forze sono in equilibrio? Quando sono concorrenti in un punto, perché questo equivale all'equilibrio alla rotazione, e quando il poligono delle forze, queste tre, è chiuso, che equivale ancora una volta al risultante 1. Ecco, naturalmente le due costruzioni devono coincidere, quindi se io vado a prolungare la direzione della RB fino ad intersecare la direzione della risultante R, io ottengo un punto, ma sapendo che le tre forze devono essere concorrenti e che la reazione in A deve passare qui per forza, devo congiungere questi due punti. Se io vado a congiungere questi due punti, e se il disegno fosse fatto bene, ma ci troviamo abbastanza, questa è esattamente, per altra via, la direzione della RA. Ok? Quindi 1, 2, 3 sono tre forze concorrenti in questo punto e il poligono delle forze è chiuso. È chiuso? Basta guardare qui sulla sinistra e quindi ho tutta la risultante, che è questa, riportata qui, più RB più RA è uguale a 0. Quindi abbiamo modo di verificare il risultato anche in questo modo. Ecco, questo discorso è un discorso naturalmente valido in generale, che fa riferimento al corpo vincolato, ma noi naturalmente siamo interessati a cose molto più complesse, cioè ai meccanismi, ok? In generale i meccanismi sono sistemi articolati, non necessariamente, possiamo avere anche dei meccanismi a camme, a ruote dentate, quando sono considerate anche le coppie cinematiche superiori, come abbiamo visto nella cinematica, e quindi noi vogliamo essere in grado di effettuare l'analisi delle forze, l'analisi dei carichi, sia in condizioni statiche, cosa che stiamo facendo adesso, sia, come vedremo, in condizioni dinamiche, cioè in presenza di accelerazione. Va bene? E quindi questo rappresenta la base per poter fare subito un salto al caso dei sistemi di corpi rigidi e quindi dei meccanismi. Però da qui già possiamo trarre una considerazione molto interessante che probabilmente già conoscevate, ma che mi preme ulteriormente sottolineare, che praticamente quando noi abbiamo scritto la sommatoria delle forze uguale a zero e la sommatoria dei momenti rispetto ad un qualsiasi polo, ma nel piano lo posso scrivere anche in forma scalare perché è una sola equazione scalare, questa è uguale a zero, queste sono le equazioni cardinali della statica. Bene, sommatoria delle forze, ecco, qui già possiamo incominciare a distinguere due categorie importanti di forze, cioè le forze esterne, che in questo caso sono F1, F2, F3, dalle reazioni vincolari. Quindi sono due sistemi di forze che lavorano insieme e che in questo caso complessivamente devono stare in equilibrio. Equilibrio vuol dire che la sommatoria delle forze, comprendendo entrambi i sistemi, forze esterne e forze vincolari, deve dare questo risultato.
va bene? E quindi questo, volendo, possiamo anche distinguerlo in una sommatoria delle forze esterne più una sommatoria delle forze vincolari, deve essere uguale a zero. Ok? Se il corpo fosse libero, naturalmente questo non c'è, va bene? Analogamente, per quanto riguarda i momenti, la sommatoria dei momenti rispetto ad un certo polo che fa riferimento alle forze esterne più la sommatoria dei momenti delle reazioni vincolari rispetto allo stesso sistema di forze. Questo per quanto riguarda un corpo vincolato. Allora andiamo subito avanti e andiamo a considerare ancora una volta un esempio semplice, ma come al solito che ha il fine di capire come stanno le cose nel passaggio da un corpo rigido vincolato a un sistema di corpi rigidi vincolati. Un esempio semplice, poi andiamo via via crescendo in termini di difficoltà. Ecco, immaginiamo di avere una scala però fatta in questo modo, dove qui abbiamo una cerchiera interna, una coppia rotoidale interna, naturalmente immaginiamo che questa appoggi su un piano orizzontale che consideriamo liscio, quindi in assenza di attrito. Naturalmente qui dobbiamo aggiungere qualcosa, perché come ben sapete così si aprirebbe, no? Perché siccome non ci sono delle forze tangenziali di attrito, naturalmente non potrebbe essere garantito l'equilibrio. Allora immaginiamo che qui abbiamo un filo resistente, un cavo, che naturalmente evita a questa scala di aprirsi per effetto di un carico esterno che vado a mettere. Quindi immaginiamo di avere un carico esterno qui, va bene? E lo indichiamo con Q. Bene, in questo caso noi possiamo essere interessati a determinare le sole reazioni vincolari per vincoli esterni o anche le reazioni vincolari per vincoli interni. Quindi vedete che nonostante sia un esempio semplice, già ci sono dei nuovi concetti che entrano in campo, ok? Allora, i vincoli esterni quali sono? Sono questi due appoggi qui, esterni, quindi rispetto al telaio. Vincolo interno, abbiamo questo, naturalmente, e poi ci abbiamo l'azione del cavo, perché il cavo comunque lavora soltanto in una direzione, come ben sapete, soltanto quando viene teso, perché ovviamente a compressione non dà alcuna reazione, va bene? Però entra in gioco. Quindi noi potremmo essere, ripeto, interessati alle sole reazioni vincolari che sono presenti in questi punti o anche alle reazioni interne, va bene? Allora, come possiamo procedere? Allora, la risoluzione con riferimento alle reazioni esterne non è sempre possibile. In questo caso sì, perché io ho due appoggi, quindi il sistema è isostatico per vincoli esterni, va bene? E quindi è risolvibile. In altri casi potrebbe risultare iperstatico per vincoli esterni e quindi naturalmente non riuscirei, come dire, in un colpo solo a risolvere il problema, ma dovrei passare all'equilibrio di più parti del corpo per scrivere più equazioni, almeno in modo tale da pareggiare il numero delle equazioni col numero delle incognite, naturalmente equazioni che siano indipendenti tra loro e non combinazioni lineari l'una dell'altra, altrimenti ci verrebbe un determinante uguale a zero. Ok? Bene, allora vediamo come possiamo procedere. Allora, se noi fossimo interessati, facciamo un primo passaggio, se noi fossimo interessati soltanto ai vincoli esterni, e come ho detto poc'anzi, possiamo risolvere il problema perché in questo caso è isostatico per vincoli esterni, vediamo come fare. Molto semplice, però mi interessa trasferire il concetto. Allora, qui ho che cosa? Ho una sola forza, perché sto puntando l'attenzione, lasciatemi tracciare questa
superficie immaginaria che dal punto di vista concettuale è rilevante. Quindi io sto puntando l'attenzione sull'intero sistema, ok? Cioè tutto ciò che sta dentro questa superficie immaginaria. Molto importante come approccio, va bene? E siccome questa superficie immaginaria che ho scelto in questo caso va a tagliare il contatto in questo punto, e il contatto in questo punto, questo lo indichiamo con A, questo lo indichiamo con B, naturalmente qui ho delle reazioni vincolari, perché io ho tagliato il vincolo, ho immaginato di farlo, e naturalmente devo ripristinare la condizione precedente al taglio per il tramite di una reazione vincolare. Una reazione vincolare che è caratteristica del tipo di vincolo, ovviamente. In questo caso un semplice appoggio, privo di attrito, e quindi naturalmente posso già schematizzare, non le conosco ancora, ma posso già schematizzare la reazione in A in questo modo, la direzione la conosco, questa sarebbe una RA e questa sarebbe una RB. Giusto? Quindi il mio sistema di forze è rappresentato soltanto da Q, RA e RB, solo tre forze. Qualcuno potrebbe dire, ma dove sono andate a finire le reazioni nella coppia radicale e quella del cavo? Non entrano in gioco perché sono interne al sistema e la sommatoria delle forze interne al sistema è uguale a zero dal principio di azione e reazione. Bene? Quindi non ci sono, attenzione a non mischiare le cose. E allora, come posso procedere? Posso procedere sulla falsariga di quanto fatto prima. Dice, ma qui il sistema è costituito solo da Q. Va bene, sarà più semplice, però il ragionamento è identico. Allora, se questa qui è la forza Q, che porto separatamente, io mi trovo in una situazione in cui conosco le direzioni di entrambe le reazioni vincolari. Va bene? Cioè quella di A e quella di B. Quali sono queste direzioni? Sono quelle normali al punto di contatto. Questa direzione è nota e quest'altra direzione è nota. Cosa faccio? Scelgo un polo e naturalmente questo è A, questo è 0, questo è B, questo è 1. È, diciamo, un discorso quasi banale, però attenzione. Allora, andiamo a riportare. Questa è la direzione della Q, va bene? E allora io vado a tracciare questo poligono funicolare che è praticamente banale. Allora, vado a tracciare la parallela da, in questo modo, fino ad intersecare la direzione questa e poi la parallela B. È un caso molto particolare, ma forse mi interessa proprio per quello, ok? E naturalmente, prolungando il primo e l'ultimo lato, che sono solo questi due, ovviamente mi ritrovo la posizione della Q, che è anche l'asse centrale, perché è una sola forza, giusto? Benissimo, ma non è questo che ci interessa a noi, ci interessa la determinazione di RA e RB, ok? Allora cosa faccio? Vado a prolungare questo lato fino ad intersecare la direzione della reazione di B, che è nota ed è questa, questo punto di intersezione. Analogamente qui prolungo e interseco la direzione della RA in quest'altro punto. Che cosa abbiamo detto in quest'altro esempio? Che per garantire l'equilibrio alla rotazione il poligono funicolare deve essere chiuso. Quindi vado a imporre la chiusura del poligono funicolare. Ok? Bene. Si tratta semplicemente di congiungere questi due punti. In questo modo vado a tracciare questa parallela passante per il polo, questa è parallela a questa,
ottenuta nel modo che abbiamo appena visto, le reazioni RA e RB hanno la stessa direzione della Q, sono parallele, e il poligono delle forze deve essere chiuso. Quindi io sono arrivato qui nel punto 1 in considerazione della sola forza esterna Q, risalgo sopra in questo modo, la faccio qui a fianco per non sovrapporre, fino ad arrivare a questo punto e risalgo ancora su fino a tornare a zero. Quindi il mio poligono delle forze è un poligono di tre forze. Quindi ho la Q, questo è il punto 1, questo è il punto 2 e qui ho il punto 3 che coincide con 0, come volevo, per garantire l'equilibrio della traslazione, cioè poligono delle forze. Chiuso. Va bene? Ok. E naturalmente questa qui è la RA e quest'altra è la RB. Va bene? E quindi le ho determinate in direzione verso e modulo. Sono completamente note. Ho usato lo stesso approccio. Bene, in questo caso particolare ciò è stato possibile, ripeto, perché il sistema è isostatico per i vincoli esterni. Quindi abbiamo potuto procedere in questo modo, in maniera più spedita, no? Se noi fossimo interessati solo alla RA e alla RB, se io posso evitare di calcolare le reazioni interne, ben venga, no? Perché chiaramente il calcolo si allungherebbe. E invece ora vogliamo passare alla determinazione anche delle reazioni interne. Come procediamo per fare ciò? Naturalmente questa superficie immaginaria che ho tracciato prima non va più bene, perché a me interessa ora chiamare in causa nella scrittura delle equazioni e quindi nella risoluzione del problema anche le reazioni interne. Questo può essere fatto se io scelgo per esempio questa superficie immaginaria che racchiude questa asta rigida AO sulla destra ed un'altra superficie immaginaria che va questa volta a racchiudere l'asta rigida che è presente sulla sinistra. Allora, che cosa accade? Questa superficie tratteggiata blu, dov'è che taglia? È lì che dobbiamo prestare attenzione. Va bene? Taglia questa coppia radoidale e quindi di conseguenza lì devo ripristinare le cose andando a rappresentare una reazione che sia quella naturalmente esplicabile dal tipo di vincolo. Naturalmente è una coppia radoidale, quindi so che qui c'è una reazione che passa per il centro O. Questa è l'unica cosa che so a priori. Non conosco la direzione, perché può essere una qualsiasi facente fascio per il centro della coppia radoidale e non conosco naturalmente il modulo. Dove altro taglia? Taglia qui il cavo. Naturalmente qui c'è una forza che sarebbe la tensione del cavo. E ancora taglia qui che sarebbe la reazione di appoggio che noi abbiamo già ricavato per altra via, cioè considerando soltanto i vincoli esterni. Bene, se guardiamo sulla sinistra accade qualcosa di simile, perché anche qui ho il taglio sulla coppia radoidale, il taglio del filo e il taglio al contatto con il piano di appoggio. Va bene? Ok, allora dal punto di vista grafico qui c'è la possibilità di andare abbastanza spediti e questo è quello che noi andremo a fare. Questo esempio semplice mi consente di introdurre un altro aspetto che riguarda l'equilibrio di quattro forze. Ok? Noi abbiamo considerato qui, ma anche qui, l'equilibrio di tre forze. Abbiamo detto che queste sono in equilibrio quando sono concorrenti in un punto.
primo aspetto. Secondo, il poligono delle forze deve essere chiuso. Che succede quando abbiamo l'equilibrio di quattro forze? Ok? E questo è il caso che viene fuori da questa analisi. Perché? Perché quest'asta OA sulla destra dello schema è soggetto a quante forze? Quante forze? Alla reazione in O, alla tensione del filo, alla reazione in A e alla forza esterna Q, cioè quattro forze, includendo naturalmente le reazioni vincolari interne ed esterne. Vediamo come possiamo venirne fuori. Il discorso è abbastanza semplice, però ci vuole un po' di esperienza. Allora, noi conosciamo, guardiamo sulla sinistra ora, e il link OB della scala è invece soggetto a quante forze? A tre. Sarebbe la RB, la tensione del filo e la reazione in O, quindi tre forze, mentre quest'altro a quattro. Dove mi conviene partire ad analizzare il lato a tre forze? Perché sappiamo che queste tre forze devono essere concorrenti in un punto. Vediamo se riusciamo a venirne fuori. In questo caso sì, non è sempre così, ma in questo caso sì. Allora, la direzione della reazione in B è nota, l'abbiamo già detto, ma lo ribadiamo. Questa è la direzione della reazione in B. La direzione della tensione interna, quindi della tensione esplicata dal cavo, è anch'essa nota, perché la direzione è quella, quando il cavo si stende, la direzione è quella, no? È soggetto naturalmente a trazione. Quindi questa direzione è nota e me la riporto qui, anzi la allungo pure dall'altra parte. Queste sono due delle tre forze cui è soggetto il link OB. Quindi le tre forze devono essere concorrenti in un punto, questo punto io l'ho trovato, va bene? E ora la terza forza in O deve passare qui per l'equilibrio, deve passare per il centro O per la caratteristica del vincolo, e quindi la direzione è nota, basta congiungere questi due punti. Ed è quello che sto facendo. Ok? Questo mi serve perché mi porta a definire la direzione della reazione interna in O, cosa che io non conoscevo. Invece qui io la conosco, e la conosco sia se faccio riferimento al link OB sia se faccio riferimento al link OA. Perché? Perché questa è una reazione interna, per il principio di azione e reazione sono uguali e contrari, quindi la direzione è la stessa, sia se faccio riferimento ad OB sia se faccio riferimento ad OA. Va bene? Ok, quindi ho un'informazione in più per sviluppare l'equilibrio del link OA. Quante sono le forze? 4. La reazione in O, di cui conosco la direzione, la Q, che conosco completamente perché è il dato del problema, il carico, oltre alla geometria ovviamente, Q, e poi conosco la direzione di queste altre due. Quindi ho l'equilibrio di quattro forze, di cui una è completamente nota, il carico esterno Q, e delle altre tre conosco la direzione. Il poligono delle forze deve essere chiuso, naturalmente, come sempre. Proviamo a tracciare questo poligono delle forze imponendo la chiusura dello stesso, ossia l'equilibrio alla traslazione del link O. Da dove parto? Dal dato del problema, cioè la Q. La riporto qui, faccio un disegno un po' più grande, quindi con una scala diversa rispetto a prima. Ecco, immaginiamo che questa sia la Q di scala. E ho che cosa? La direzione della reazione in O, che per esempio la riporto qui, parallelamente,
parallelamente, poi ho la direzione della reazione interna del cavo e la reazione RA, di cui conosco le direzioni di entrambe. Supponiamo che la RA non sia nota, l'abbiamo già calcolata prima per altra via, ma immaginiamo questo procedimento alternativo a quello precedente, quindi noi non conosciamo niente, né le reazioni interne né quelle esterne, ok? Soltanto le direzioni. E allora, riporto la parallela a questa, l'obiettivo è quello di chiudere il poligono, cioè imporre l'equilibrio alla traslazione. E poi devo fare la parallela da alla RA. La direzione la conosco, ma come lo chiudo il poligono? Proviamoci, ma non ci riesco, perché potrei considerare questa, posso considerare questa o quest'altra, e naturalmente l'intensità dei vettori forza cambia, e quindi non è che posso fare ovviamente come voglio. Per cui capite bene che con queste sole informazioni io non riesco a chiudere il poligono nel momento in cui ho quattro forze, di cui una nota, le altre tre in direzione. Però vediamo come fare, una strada c'è. Il ragionamento è molto semplice ed è il seguente. Ho quattro forze, ma la sommatoria di tutte e quattro deve essere uguale a zero. Ma nulla vieta di fare la sommatoria di due e la sommatoria delle altre due e poi imporre che la somma totale sia uguale a zero. Posso fare come voglio, no? Naturalmente, perché è una somma algebrica. Quindi io posso, sulla base di queste semplici considerazioni, considerare la somma della reazione in O più la Q, e questo lo dovrei fare come? Con la regola del parallelogramma per via grafica, va bene? Naturalmente la RO non la conosco e quindi non riesco a chiudere il problema, però una cosa la posso dire, che la reazione di queste due sicuro ha una direzione che passa per questo punto di intersezione, questo lo possiamo dire, va bene? Quindi io in questo momento, sulla base di queste semplici considerazioni, posso dire, ripeto, che la reazione tra la Q e la RO passa per questo punto. Qual è la direzione? Non la conosco. Disegno questa stella, o meglio questo fascio di rette, per dire che può essere una qualsiasi di quelle, però comunque passante per questo punto di intersezione. E mi fermo qui in merito a questo aspetto. Vado a considerare le altre due forze che fanno parte del sistema globale, quali sono? La RA e la tensione del cavo, di cui conosco le direzioni. E faccio lo stesso ragionamento. Questa è la direzione della T, chiameremo la T, della tensione del cavo. Questa è la direzione della RA, dove si interseca? In questo punto. Allora, quanto detto prima, naturalmente vale anche in questo caso. Per cui la risultante di queste due passa per questo punto, giusto? Quindi anche qui potrei fare così, questo schemino per tenere a mente questo risultato. Ma la somma globale deve essere uguale a zero, quindi il vettore risultante derivante dalla somma di queste due e il vettore risultante derivante dalla somma di queste due devono essere uguali al contrario. E quindi deve stare in equilibrio. Ecco, da queste osservazioni apparentemente banali noi possiamo andare a tracciare quelle che si chiama la retta ausiliaria, cioè congiungere questi due punti, cioè questa. Questa retta ausiliaria è la chiave per la risoluzione del problema, va bene? E mi consente di andare a chiudere questo poligono, va bene? Andiamo a vedere come. Andiamo a fare la parallela a questa retta ausiliaria appena trovata. Questa è parallela a questa e ho trovato
questo punto di intersezione che mi consente di superare la situazione precedente dove non sapevo, diciamo, come chiudere il polito. Va bene? Quindi vado ora a riportare la parallela e a imporre la chiusura, del la chiusura del poligono. Questa è la T, questa è la RA, che naturalmente deve coincidere con quella calcolata precedentemente per altra via, e questa è finalmente la reazione in O. Quindi Q più RO più RA più T uguale a 0. Equilibrio di 4 forze. Va bene? Questo per quanto riguarda l'equilibrio del link OA. Ma noi siamo interessati anche all'equilibrio dell'altro link OB, perché in questo caso, a differenza di prima, dove abbiamo puntato l'attenzione soltanto sulla determinazione di RA e RB, in questo caso vogliamo sapere tutto, cioè sia le reazioni interne che quelle esterne. Allora, posso disegnare direttamente qui sopra, se volete, o separatamente, un altro poligono delle forze che corrisponde all'equilibrio della parte sinistra dello schema, cioè del link OB. Da dove parto nel tracciare questo poligono? Da dove ho l'informazione? Perché qui io ho sia la T che la RO. Ma possiamo partire dalla RO tenendo però a mente che noi abbiamo una reazione che ora è uguale e contraria, perché questa è la reazione che agisce, usiamo una simbologia già usata nella cinematica, quindi se questo è 1, questo lo indichiamo come link, ok, 2, e questo per esempio come link 3, va bene? Ecco, questa sarebbe praticamente qui rappresentata la RO di 2 su 3, cioè che il membro 2 esplica sul membro 3. Perché? Perché in questo caso noi abbiamo considerato, guardate la superficie immaginaria, abbiamo considerato l'equilibrio del membro 3. Analogamente per quanto riguarda la T, cioè la tensione del cavo, noi abbiamo, la riporto qui guardando quel risultato, naturalmente questa è la T e anche questa è l'azione che viene esplicata sul membro 3. Stiamo ora considerando l'equilibrio del link OB, quindi naturalmente con riferimento ad O qui abbiamo una forza che è uguale e contraria, questa uguale e contraria, questa sarebbe la RO di 3 su 2, cioè l'azione che 3 scambia con 2. Naturalmente, essendo un vincolo interno, si scambiano delle reazioni l'uno con l'altro e viceversa, va bene? Dove la somma deve essere uguale a 0, cioè uguale e contrario uguale a 0, va bene? Qui vale lo stesso discorso, perché questa T naturalmente deve essere diretta e contraria. Bene, forse conviene farlo prima separatamente. Se io vado a riportare qui la RO con 3 che agisce su 2, il polino delle forze parte da qui, questo è il punto 1, poi devo tracciare la parallela a questa direzione, che è questa, e la parallela alla direzione della RB, che è verticale, cioè questa. Il polino delle forze si chiude in questo modo, questo è il punto 2, questo coincide con 3, quindi questa è la RB che stavamo cercando, e qui ritroviamo
naturalmente la stessa tensione T del campo. Questo è l'equilibrio alla traslazione del link OB. L'equilibrio alla rotazione è implicitamente verificato perché le tre forze sono concorrenti in un punto. Siccome la scelta del polo è arbitraria, nel caso della statica, io posso andare a scegliere proprio questo punto qui, no? Lo posso scegliere dove voglio, ma anche questo. Se scelgo quello, tutte e tre le forze hanno braccio nullo e quindi sicuramente la sommatoria dei momenti è uguale a zero, sto tranquillo. Va bene? Ok, questo stesso poligono delle forze poteva essere rapidamente tracciato qui e avremmo ottenuto questo risultato che, diciamo, è soltanto una rappresentazione diversa. Ecco, questo esempio ci ha consentito di analizzare un sistema rigido che è costituito da più cose. Andiamo ancora avanti con un altro esempio che ci consente di sottolineare un altro aspetto, meglio, un altro principio fondamentale utilissimo nella statica, che è il principio di sovrapposizione degli effetti. Questo principio scaturisce dalle proprietà matematiche delle equazioni di equilibrio. Le equazioni di equilibrio, ripeto ancora, sono queste: sommatoria delle forze uguale a zero, sommatoria dei momenti uguale a zero, che poi danno nel piano tre equazioni scalari, l'abbiamo detto più volte. Ma che tipo di equazioni scalari? Abbiamo un sistema di equazioni, ma che equazioni? Lineari. Lineari perché il momento è dato da cosa? La forza per il braccio. Quindi quando vado a fare la sommatoria dei momenti, naturalmente io ho delle equazioni lineari. Va bene? Siccome io ho delle equazioni lineari, vale il principio di sovrapposizione degli effetti come conseguenza di questo. Questo a volte può essere molto utile nella pratica, e andiamo a considerare appunto anche qui un esempio. Questa volta consideriamo un quadrilatero articolato. Come ben sappiamo dalla formula del Grubler, questo è un sistema di un grado di libertà, no? Quindi è un meccanismo vero e proprio. E immaginiamo che questo sia soggetto a questa forza F, questo è A0, AB, B0, è soggetto ad una coppia in questo punto, ed è soggetto ad un'altra coppia in quest'altro punto, CR. Va bene? Allora, questo è un meccanismo e pertanto si muove, ma non soltanto con spostamenti infinitesimi, con spostamenti finiti, tant'è vero che lo utilizziamo in tante applicazioni, no, della meccanica applicata. Per cui noi stiamo parlando di equilibrio. Parliamo di equilibrio sotto la particolare condizione di carico, quindi il meccanismo di per sé si muove, altrimenti non sarebbe un meccanismo ma sarebbe una struttura, ok? Ma può stare in equilibrio se è caricato in maniera tale da garantirne, diciamo, l'equilibrio stesso. Quindi questo sistema di forze che è costituito dalle due coppie e dalla forza F deve complessivamente stare in equilibrio. Ecco, se noi vogliamo risolvere questo problema, vediamo che non è proprio così immediato, è sicuramente più complicato del caso precedente, perché non ne veniamo fuori tanto facilmente, perché per esempio la biella AB è soggetta alla forza F, ma è soggetta anche alle reazioni vincolari interne
che sono presenti in A e in B, quindi ha tre forze. Ok, tre forze sono in equilibrio ma sono concorrenti in un punto, ma io qui non conosco né la direzione di A né la direzione di B. Se punto l'attenzione sul link a 0A è presente questa coppia, ma non so nient'altro. Sì, posso imporlo naturalmente dal punto di vista analitico, però non è così immediato, diciamo, la risoluzione. E allora noi possiamo procedere, per esempio, applicando il principio di sovrapposizione degli effetti, dove l'incognita del problema è per esempio questa C con M. Quindi nota F e la C con R, calcolare la C con M tale da garantire l'equilibrio del meccanismo. Niente, con la sovrapposizione degli effetti io vado a considerare un carico una volta e poi sommo i risultati. Questo è quello che banalmente poi si va a fare. Quindi ridisegno allo stesso modo, questo è A0, A, B, B0, il meccanismo, vado a considerare in questo caso l'azione della sola forza F, va bene, e vado a calcolare una prima aliquota della C con M tale da garantire l'equilibrio del meccanismo sotto l'azione della sola forza F. Chiaramente è solo un'aliquota della C con M totale che poi serve a garantire l'equilibrio sotto l'azione sia della forza F che della coppia C con R, va bene? Ecco, qui il discorso si semplifica molto, perché se puntiamo sulla falsa riga di quanto fatto prima l'attenzione sull'equilibrio della biella AB, qui ho due coppie notoidali, ma se guardiamo il link B0B, questo link è come se fosse un pendolo, no? È doppiamente incernierato, quindi ho una reazione in B, una reazione in B0. Per l'equilibrio queste due forze quando è che stanno? Come devono essere? Uguale e contrario. Quindi questo ci porta a dire che la direzione della reazione di B è nota, è questa. Non può essere diversamente. Questa è un'informazione che rappresenta spesso la chiave di risoluzione dei problemi di stato. Questa è la direzione della F e queste due direzioni si intersecano in questo punto. Va bene? La reazione in A deve essere tale da garantire sia l'equilibrio alla rotazione che alla traslazione. Alla rotazione vuol dire che questa direzione deve passare per questo punto, devono essere concorrenti, ok? Non ci dimentichiamo che qui noi abbiamo una C con M primo, perché la stiamo calcolando soltanto con riferimento al carico F, abbiamo ignorato la presenza della C con M. Il problema qui è molto semplice, perché se io qui vado a fare il polinomio delle forze, questa è la F, ho questa direzione e quest'altra direzione, va bene? Il polinomio delle forze è sempre chiuso e quindi è il solito discorso, ormai siamo diventati più del mestiere. E quindi questa è la RA, se indichiamo questa con telaio 1, 2, 3 e 4, se vogliamo questa è la RA 2, 3, mentre quest'altra è la RB 4, 3, cioè l'azione di 4 su 3, perché questo corrisponde all'equilibrio del membro 3. Qui non l'ho fatto, ma lo faccio per l'ultima volta. Attenzione, noi stiamo puntando l'attenzione in questo caso su una parte del sistema, ok? Non scrivete subito le equazioni, errore frequentissimo, che si parte
subito con la scrittura delle equazioni e spesso si sbaglia. Dovete prima focalizzare il corpo, i sistemi di corpi di cui volete imporre l'equilibrio, fate un censimento delle forze agenti in considerazione dei carichi esterni, delle reazioni vincolari interne ed esterne, e poi scrivete l'equazione di equilibrio, altrimenti vi dimenticate sicuramente qualche pezzo e il risultato è completamente sbagliato. Va bene? Quindi in questo caso l'attenzione è focalizzata sul membro 3, cioè sulla biella di questo quadrilatero. L'equilibrio alla rotazione è imposto dal fatto che sono concorrenti, l'equilibrio alla traslazione dal fatto che il poligono è chiuso. Ok? Ma a noi interessa la C con M' e la C con M' si ricava in maniera molto semplice, perché qui ho questa reazione che è diretta verso il basso, in questo caso verso il basso, perché questa sarebbe la reazione RA questa volta di 3 su 2, ed ora ho spostato l'attenzione non più sulla biella ma sul membro 2. Chiaro? Spostato l'attenzione sul membro 2, quindi devo considerare questa reazione che è uguale e contraria a questa, perché è quella che il 3 esercita su 2. Perché mi interessa 2? Perché io voglio calcolare la C con M'. La C con M' agisce su 2, è ovvio che punto l'attenzione su 2. Chiaro? Benissimo. E qui il discorso è molto semplice, perché possiamo anche ignorare la reazione in A0 se andiamo a considerare l'equilibrio proprio intorno da 0. Se considero l'equilibrio proprio intorno da 0 alla rotazione, naturalmente questa c'è un braccio nullo e quindi non entra in gioco. Va bene? Quindi, imponendo l'equilibrio, come dicevo, alla rotazione intorno ad A0, il braccio sarebbe questo. Lo dividiamo con D'. E quindi posso scrivere semplicemente che C'M sarà uguale a questa RA. La scrivo senza altri pendici o apici, perché la sto scrivendo in forma scalare, per di primo. Graficamente ho risolto il problema in maniera grafo-numerica, ok? Ho risolto il problema perché ho calcolato la C'M con riferimento alla sola azione della forza F, ma il problema iniziale era questo. Io voglio la C con M che tiene conto della presenza di tutte e due, cioè di F e di C con R. Quindi vado, con la sovrapposizione degli effetti, questa volta a disegnare nuovamente lo stesso meccanismo nella stessa configurazione. Ok? Qui avrò una C secondo di M. Questo è A, questo è B, B0 a 0, C secondo, e qui ho la C con R, che è nota, perché è un dato del problema. Devo risolvere, devo fare l'analisi statica di quest'altro meccanismo, come se fosse un'altra cosa. Cioè questo problema è stato trasformato nella somma di questo più questo. Va bene? Allora, andiamo a risolvere questo come se fosse un esercizio a parte. Questa volta il ruolo, diciamo, del pendolo interno è giocato direttamente dalla biella B, perché la biella B, vedete, è scarica. Essendo scarica è soggetta soltanto alle reazioni in A e in B. Queste reazioni in A e in B devono essere uguali e contrarie, perché due forze stanno in equilibrio solo quando sono uguali e contrarie. Questo ci porta subito ad individuare la direzione di queste due reazioni vincolari interne, ed è questa. Va bene? Sulla falsa riga di quanto abbiamo fatto prima per il membro 4. Ora lo stiamo facendo per il membro 3, cioè la biella.
Se puntiamo l'attenzione sul membro 4 ora, la C con R è nota, conosco la direzione della reazione di B, devo semplicemente considerare questo braccio, va bene? Che lo rappresento qui, si vede meglio, chiamiamolo D4. Se vado ad isolare per una migliore comprensione il link 4, quindi questo è B0, questo è 4, qui ho la C con R, nel punto B qual è la reazione che mi interessa? È questa. Questa è la reazione di B 3-4. Ci siete? Questa dovrebbe essere parallela a quella lì, naturalmente. Il D4 è questa minima distanza rispetto al polo B0. Questo è D4. Va bene? E allora, come equilibrio alla rotazione intorno a B0, possiamo scrivere per esempio il sommatore di M intorno a B con 0, questo è uguale ad RB3-4 per D4. Questa deve essere uguale a C con R, da cui ricavo che la RB3-4 sarà uguale ad una C con R diviso di 4, cioè morale della favola che io vado a calcolare questa reazione qui, la reazione interna RB3-4, ma la RB3-4 sarà uguale a RB4-3, che sarà uguale alla RA2-3, che sarà uguale alla RA3-2. Va bene? Perché se questo è A, se questo è B, qui avrò una reazione uguale e contraria a questa, che sarebbe la RB4-3, per l'equilibrio qui avrò la RA2-3, ci siete? Per l'equilibrio dell'asta 3, e alla fine per l'equilibrio dell'asta 2 avrò questa RA3-2. Posso individuare il braccio di quest'altra forza rispetto ad A con 0. Questo braccio lo chiamo 2, e qui avrò l'azione della C con M secondo. È molto semplice, calcolo la RB3-4, questa è uguale e contraria a questa, ma per l'equilibrio questo è un puntone, puntone perché è soggetto a compressione, va bene? E quindi questa deve essere uguale a questa, ma per il principio di reazione e reazione questa è uguale e contraria a quest'altra, per l'equilibrio del membro 2 naturalmente il momento di questa forza rispetto alla 0 deve essere uguale al momento della C con M secondo, ok? Quindi la risoluzione del problema è questa, cioè che la C con M secondo è uguale scalarmente, questa RA è uguale a questa, quindi è uguale direttamente a C con R diviso D4, che sarebbe la forza, per D2. Questo è il valore della C con M secondo, questo è il valore della C con M primo. Va bene? Per la sovrapposizione degli effetti, come preannunciato, la C con M totale sarà uguale alla C con M primo più la C con M secondo. Ok?
naturalmente qui compare una RA, ma questa RA non è incognita perché deriva da questo poligono delle forze. Ok? E quindi la C con M totale è completamente definita. Ecco, questo è un esempio di applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti, cosa che è possibile fare in virtù delle equazioni lineari che corrispondono alle equazioni della statica. Va bene? Ok, facciamo una pausa.